L'impresa e il lavoro sono una cosa sola, non due parti l'un contro l'altra armata come era nei decenni passati, ma servono, è indispensabile l'imprenditore e l'imprenditoria e il lavoro, l'uno non può fare a meno dell'altro. L'articolo 46 della Costituzione è stato al centro di un incontro ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Sancisce la partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa. Abbiamo riconosciuto questo diritto addirittura in Costituzione. Poi però negli anni che sono passati è stato poco applicato. Adesso invece è tornato di grande attualità, perché oggi davanti alle sfide che abbiamo davanti abbiamo bisogno di un'impresa più sociale. E un'impresa più sociale è anche un'impresa che condivide le scelte con i lavoratori. Per la sua piena attuazione, la CISL ha redatto una proposta di legge d'iniziativa popolare presentata alla Camera lo scorso aprile dalle forze politiche che hanno ritirato i propri testi, adottando come testo base la proposta di legge del sindacato. L'auspicio adesso è che si determini la convergenza politica più ampia verso un disegno di legge pienamente bipartisan. Ora è in Parlamento, quindi noi abbiamo avuto anche un consenso molto largo dalle parti, dai partiti, dai gruppi politici, per cui noi auspichiamo che si arrivi davvero alla definizione di questa legge. Questa nostra proposta è compiuta, è abbastanza articolata, abbraccia qualunque dimensione, è il tempo di relazioni industriali innovative, perché è un tempo difficile quello che stiamo vivendo e bisogna che ognuno ci metta la propria parte. Sto cercando di applicare con le leggi attuali l'articolo 46 della Costituzione, cioè si sta disperatamente cercando il sistema affinché i dipendenti del centro chirurgico toscano, i lavoratori, siano coinvolti nella gestione dell'impresa, cioè facciano parte del consiglio d'amministrazione. Non ci sono leggi attuative dello Stato italiano per la realizzazione pratica dell'articolo 46, ma noi crediamo di aver individuato una strada che ce lo consenta senza bisogno di ulteriori leggi, è quella di costituire o una fondazione o meglio una cooperativa tra i lavoratori che ovviamente lo desiderassero e a condizione che siano in numero sufficiente, più della metà, che possano individuare tra loro almeno un rappresentante che verrebbe coinvolto nel consiglio d'amministrazione.